Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Se volessi saperne di più e cosa posso fare per te, qua sotto in descrizione trovi il link al mio sito internet rinascere.net dove trovi i vari pacchetti di consulenze che ho creato per aiutarti, scegli quello che fa per te. Come far fare di più a una ragazza che è un minimo interessata? La prima mossa è quella di porsi come una persona diversa dalle altre, dagli altri ragazzi con i quali lei si sta potenzialmente scrivendo. E far subito capire alla ragazza che tu vuoi di più. E in questo senso stigarla, stuzzicarla, farle fare qualcosa in più, cioè farle capire che a te non basta quello che sta facendo e imporre, in un certo senso, le tue condizioni. Dire: guarda, io sono abituato veramente ad ragazze che fanno di più, non mi basta tutto ciò, devi fare di più. In più puoi farle fare delle azioni semplicemente usando l'imperativo nella conversazione, non in maniera cattiva col punto esclamativo, ma semplicemente dicendole di fare questa cosa. Un po' come quando sui social c'è il classico influencer che dice: cliccate qui, fate swipe up, andate là. È una frase imperativa perché è una specie di ordine, però fate già capire che voi vorreste che lei facesse così e lei lo farà. Questa si chiama chiamata all'azione in marketing, è una call to action, per usare un termine più new age, semplicemente in inglese. Quindi un qualcosa del tipo: guarda, io non sono abituato a cercare troppo una ragazza, perciò se sei veramente interessata, scrivimi tu. Questo scrivimi tu sta per fai questa cosa perché mi piace, perché acquisterai lustro ai miei occhi, perché così mi fai vedere che sei interessata. È anche un porsi in maniera diversa, come ho detto all'inizio, ma soprattutto manifestarlo con le parole, cioè i fatti, fai questa cosa qua, così mi interesserei di più. Questa pratica produrrà effetti devastanti perché già il fatto di essere tutto d'un pezzo, di dire guarda, io voglio che le cose siano fatte così, ti darà comunque più valore se prima già poteva essere interessata. E così verifichi anche se lei è veramente interessata, a tal punto da fare qualcosina anche lei, perché non può esistere che faccia tutto tu e nemmeno che faccia tutto lei, ci vuole un equilibrio. Ma all'inizio, siccome sei sempre tu quello che fa un passettino, deve essere anche lei quella che fa qualche cosa. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che per consulenze private, qua sotto in descrizione trovate il link al mio sito internet rinascere.net, dove potete vedere tutti i pacchetti che ho riservato per voi e scegliere quello che vi può essere più d'aiuto. Ci vediamo in un prossimo video.